Buongiorno ragazzi, oggi siamo qua da SP Motorsport insieme a Marco di MC Custom per andare a montare una super chicca. Ovviamente qua è una modifica sia estetica che funzionale, però per gli interni, perché finalmente andiamo a toccare anche gli interni, avendo ormai quasi ultimato sia il motore che l'estetica. Andiamo a modificare finalmente anche gli interni per dargli un tocco in più, diciamo, di sportività ed eleganza allo stesso tempo. Come potete vedere, questo qui è un'officina dove preparano un po' di auto. Infatti prima, appena sono arrivato, abbiamo parlato un po' della preparazione che c'è sulla mia macchina. Come potete vedere, guardate già che belle le auto che hanno sui ponti. E andiamo a vedere quello che oggi andremo a montare sulla mia 500. Qua i ragazzi dell'officina stanno lavorando e mentre loro lavorano noi siamo qua con Marco. Ciao. Per andare a montare questo bellissimo kit. Ce lo vuoi spiegare, Marco? Vuoi fare due parole? Allora, oggi andremo... Intanto grazie Marco che sei venuto. Grazie a te, assolutamente. SP, e andremo a montare un track kit pista, come vogliamo chiamarlo, in fibra di carbonio. Guardate che bello, La trama è spettacolare, ragazzi. Questo viene realizzato totalmente in Italia e la cosa bella è che può essere installato con o senza i sedili posteriori. Infatti, ragazzi, io andrò a montarlo ancora con i sedili perché purtroppo mi servono usandolo tutti i giorni. Però è molto bello l'effetto, vi metto qua una foto, spoiler, ovviamente non della mia, di come sta con senza sedili, perché è veramente bello. Di per sé è un kit di rigidimento strutturale del telaio e viene associata una rete sport e un piccolo logo di realizzazione. Sì, qua abbiamo messo, ragazzi, ovviamente la rete nera, le cuciture oro, guardate che belle come sono, molto ben fatte, e in più c'è anche questo piccolo logo, vedete, dato a specchio, guardate che spettacolo, con l'effetto contrasto satinato, bellissimo. Questo qua è una chicca assurda. Poi andremo probabilmente, appena mi arrivano, a mettere, prendo le misure e andremo a mettere gli adesivi a bar channel qua, però questo vediamo quando poi sarà montato. Guardate che spettacolo, ragazzi, veramente sono curiosissimo di andare a vedere come starà, perché guardate che effetto che ha il carbonio, sono curioso, troppo curioso, raga, bellissimo. E soprattutto prima del montaggio, ragazzi, voglio ringraziare Marco perché ha soddisfatto la mia richiesta, ha detto che aveva un, diciamo, qualche problemuccio per le questioni tempistiche, è stato velocissimo e me l'ha realizzata in carbonio. Guardate che spettacolo. Dopo, quando è montato, andrò a passare del quick detailer in modo da aumentare ancora il gloss e avere un effetto ancora più flash. Bellissimo, ragazzi, non vedo l'ora di vederlo completamente montato. Guardate. Aspettiamo che Marco monta il mio, qua c'è Riccardo che ha montato anche il kit sempre dato da Marco con la barra, con la mini, sulla mini, guardate che bello. Lui ha anche tolto i sedili posteriori e ha messo questo tappetino che ha una bellissima fattura, molto morbido. Guardate che effetto, molto molto bello. Qua anche Riccardo che è andato a montarlo, mi ha detto che è molto facile da installare. Quanto è impiegato, bene o male? 15 minuti. 15 minuti, ragazzi, cioè, semplicissimo. Certo, magari ci vuole un po' più di tempo per togliere i sedili posteriori, se uno è un po' manuale, diciamo. Su quasi tutte le auto sono abbastanza rapidi da levare, appunto con 2-3 viti. Con 2-3 viti si tolgono molto facilmente, e più che altro i materiali forniti da Marco sono di ottima qualità, è molto plug and play. È vero, ma poi è molto preciso, infatti vi faccio vedere anche, guardate qua, cioè la curva è perfetta, guardate che spettacolo. E l'effetto poi è molto bello. Adesso tu andrai a verniciarlo di un altro colore. Esatto, in base al cliente. Io... Non si sa, non si sa, non si sa. Però è anche quasi bella vederla così, Anche magari riprendendo il colore, avendolo neutro, è molto bello.
Voi mi dite, ragazzi, vi piace anche il kit per la Mini? Ovviamente se guardate su Instagram di Marco potete trovare anche tutti gli altri kit che sono disponibili. Montato, Marco ci ha impiegato meno male un'oretta e mezza, ma giusto per fare cose con molta calma e pazienza. Andiamo a vederlo. Guardate adesso, questo qua è il kit completamente montato. Guardate ancora il carbonio, che bello che è. La rete, soprattutto con questo nero e le cuciture in contrasto oro che vanno a riprendere i vari colori della macchina. Qua possiamo trovare questa medaglietta con il logo Abarth, con il contrasto satinato e lucido, guardate che spettacolo. E la cosa bella, ragazzi, è la possibilità, prima cosa per chi vuole, è di tenere i sedili. Guardate, io che uso la macchina tutti i giorni, assolutamente li voglio tenere, perché ovviamente purtroppo mi servono. E la cosa bella è che se avete bisogno di spazio, magari dovete montare quelle che sono magari le gomme, quando andate a fare il cambio, i cerchi, dovete portare della roba, la possibilità di sganciare totalmente con molta facilità con queste due viti e con le viti là il kit e avere tutto lo spazio disponibile di nuovo. Guardate che spettacolo, bellissimo ragazzi, è stupendo, dal video non rende, ma dal vivo è spettacolare. Magari, chissà, mi fa venire in mente lo schizzo di andare a togliere i sedili lo stesso, mettere finalmente dei Sabelt e avere un kit biposto completo, perché meriterebbe sicuramente, darebbe il meglio di sé. Poi molto probabilmente andremo anche a mettere qualche adesivo in qua e là, questo è quello di Marco, per completare il kit totalmente nella sua interezza. Guardate che bello, ripeto, è spettacolare, mi piace da morire. Il kit adesso è totalmente montato, come vi ho fatto vedere. Ringrazio assolutamente Marco per questo lavoro. Contattatelo se il kit vi può piacere, ovviamente lui può fare sia in carbonio come l'ha fatto a me, ma ve lo può fare anche personalizzato, potete cambiare il colore della rete, potete cambiare il colore delle cuciture, potete anche ovviamente cambiare il colore delle barre. E se volete, ragazzi, contattatelo, perché merita davvero, è molto bello, guardate, cioè, è spettacolare, a me mi sono innamorato subito. Ovviamente ringrazio anche Riccardo che ci ha lasciato lo spazio per il montaggio. Come vi ho fatto vedere, abbiamo montato anche a lui sulla Mini il kit, e ti ringrazio assolutamente e speriamo di vederci presto. Bella ragazzi, bella giornatina. Vi lascio delle foto dei vari kit di Marco che ha venduto ai nostri grandissimi amici abartisti. Come potete vedere, potete scegliere la configurazione che vi piace, dal colore della barra alla singola barra, ad avere anche una retina del colore della vostra macchina, per poi andare a scegliere tutte le varie personalizzazioni. Ragazzi, ormai il video è finito, mi raccomando, se vi può interessare scrivete MC Custom o scrivete direttamente a me in direct su Instagram. Ringrazio anche personalmente SP Motorsport del nostro grandissimo Riccardo, che ci ha dato la possibilità e lo spazio per poter montare il kit insieme a Marco con tutta tranquillità. Lo ringrazio soprattutto per l'ospitalità e la passione che ci ha messo nel farmi vedere i suoi lavori. Andate a seguirlo perché sono molto particolari, anche se nella maggior parte dei casi non riguarda le Abarth. Iscrivetevi al canale per supportarlo, andate a seguirmi sulla pagina Instagram dove carico la maggior parte delle cose, con l'anticipazione anche con i prossimi video. E ragazzi, ci vediamo al prossimo, ciao!